Luca Onestini, Soleil non l'ha tradito con Marco, la ragazza spiega tutto. Uomini e donne, Soleil torna a parlare della storia con Luca Onestini e Marco Cartasegna. Continua ad attirare l'attenzione del pubblico il triangolo amoroso tra Luca Onestini, Soleil Sorghè e Marco Cartasegna. Perché l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato il concorrente del Grande Fratello VIP e si è gettata tra le braccia dell'ex tronista italo-spagnolo. La ragazza continua a tenere nascosti questi presunti motivi, ma su Instagram ha chiaramente ribadito di non aver mai tradito Luca con Marco. Tra Soleil e Cartasegna, a detta dell'italo-americana, c'è sempre stato un bel rapporto di amicizia e stima nato alla corte di Maria De Filippi. All'epoca la modella ha preferito continuare ad uscire con Onestini e solo di recente ha capito di avere un feeling maggiore con Marco. Quando hanno iniziato ad attribuirci una storia eravamo solo amici, ha chiarito Soleil di Uomini e Donne su Instagram, rispondendo ad una follower. Non c'era stato nulla tra di noi se non l'intesa e affinità che c'è sempre stata. Fino al momento in cui ho lasciato Luca non mi sono permessa di mancare di rispetto né a lui né al nostro rapporto, ha precisato la giovane. E a chi l'ha invitata a fare un mea culpa, la Sorghè è stata ben chiara, per cosa? Per aver messo fine ad un rapporto? O per essermi lasciata guidare dal cuore? Le mie dichiarazioni sono state forse anche troppo pacifiche rispetto allo schifo che ho visto fare da più persone tiratesi in mezzo alla mia storia senza alcun ruolo se non televisivo. Il riferimento a Gianmarco Onestini, fratello di Luca, e Federica Beninca, ex corteggiatrice di Marco, è abbastanza evidente. Soleil, Luca e Marco, nuove rivelazioni sul triangolo di Uomini e Donne. Insomma, Soleil ha lasciato Luca e si è innamorata di Marco, con il quale la storia procede a gonfie vele. Il triangolo amoroso, però, non è del tutto chiuso, Onestini è ancora rinchiuso nella casa del Grande Fratello e una volta uscito sarà costretto a vedersi con l'ormai ex fidanzata. Cosa accadrà tra i due?